con motivi geometrici egizi. Il decoro risale al sudario di Guy de Lusignan. Sul capo reca una corona in oro ispirata ad una statua dell'abbazia di Vézelay in Borgogna. Completa il corredo un anello ispirato ad una figura di origine longobarda del V-VII secolo. Seguono le ancelle ed il corpo nobile. Apprendisti armati, maestro d'armi e nobili a cavallo sfilano davanti al grande Sisto, chiudono i pellegrini e i popolani con trampolieri, giocolieri e sputafuori. Il forte suono dei tamburi annuncia l'arrivo del capo armato con il gruppo degli armati e dei nobili saggi, consiglieri del capitano. Il capitano indossa un abito nero interamente ricamato con fili di seta oro. La veste si rifà ad una stola di origine egiziana del X secolo, appartenuta al re Enrico I. Il ricamo intorno al collo risale ad un particolare del portale della la chiesa di Santa Maria e San Davide a Clipperton, nell'Irforshire, del 1140. La spada è stata realizzata seguendo un reperto di origine normanna del X-XI secolo, conservato nel Museo di Le Mans. Sul fodero, realizzato in pelle nera su anima di legno, compaiono due piastre in ferro che ripropongono un intreccio di animali tratti dall'Evangelario di Lindau dell'VIII secolo. Chiudono la sfilata lo scudiero e le bande della vittoria, le quali sono realizzate in Chantungoro con i cami verdi ai polsi. I ricami della sopra tunica richiamano il cane rampante e la croce. Vittoria al Palio 6, 1935, 1972, 1981, 1984, 1996, 2013. Nel cuore di San Domenico, nascosta dai moderni condomini, si trova la Colombera, l'edificio civile più antico della città, la sola costruzione rimasta dell'epoca in cui venne realizzata la Basilica di San Mario. L'immobile è di particolare valore storico ed artistico. La sua architettura a forma di torre ha dimensioni ridotte, neppure 90 metri quadrati distribuiti su due piani, ed era probabilmente a partire dal 500 la residenza di campagna di qualche ricco signore milanese. La parte interna dell'edificio è interamente ricoperta di dipinti. I temi degli affreschi, molto strappati da antichi palazzi, sono il guerriero Muzio Scevola e l'esercito romano, la fanciulla che appare in sogno al soldato e naturalmente i ritratti dei personaggi più importanti della famiglia.